Eccoci qua. Sa cosa c'è tra di noi, capì? Un muro. Un plexiglass. Un plexiglass. Cerco l'estate tutto l'anno, mi avvio e eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo oggi in città. Azzurro, guarda che cielo! Mamma mia, eh? bello. Allora, eccoci qui oggi, sono con un amico speciale, un amico, un collega, un musicista, un artista, una persona meravigliosa. Troppo buono. Quante grazie, cose abbiamo fatto già insieme? Oh, e se ci danno la possibilità, noi ancora altrettanto di danni da fare. Allora, voi pensate che una volta questo signore qua mi ha fatto stare col cuore in gola per quasi 24 ore, perché avevamo uno spettacolo a Genova e lui il giorno prima stava con Massimo Ranieri, stai? Sì. Stava a Lecce, cioè, capito? Allora cosa è successo? Che lui, che poi tra l'altro c'era anche Alessia Cristiani con che faceva uno spettacolo a Brindisi, vi siete infatti visti a Brindisi, siete preso il treno e l'aereo e siete arrivati a Genova, da Lecce a Genova. Io sono stato, finché non li ho visti arrivare, sono stato col cuore in gola. E lì facemmo una cosa bellissima ai Carruggi. Hai cantato, ricordi? Meglio lì, Sì. Ti fa bene a te stringere forte. Eh sì, perché uno quando stringe tutto parte, capito? Sì, allora, bella, sì, bella serata, me la ricordo ti ancora. Ti ricordi? Era un meraviglioso festival lì su, davanti alla, a questo sagrato della chiesa. Era una cosa molto molto bella. Era L'amore è un sogno, il mio spettacolo. Eravamo veramente un bel gruppo, una cosa molto bella. E all'epoca nello spettacolo c'era una canzone, la prima volta che usai, faccio solo un pezzettino di questa, una vecchia convinzione che poi adesso è diventato un pezzo che io uso anche nello spettacolo dedicato a Pantani. Uh-huh. E il pezzo fa così, una vecchia convinzione, faccio proprio un pezzettino. Com'è difficile trovare le parole quando l'amore prende il volo e se ne va. Che sia per sempre, per un attimo, per ore, scompare l'orizzonte, il cielo cade giù e ti si addensano le nuvole sul cuore, mentre fai finta di essere quello che non sei, con quel che resta di una vecchia convinzione, per amore in fondo non si muore mai. In un silenzio che di notte poi ristagna, hai dato fondo alla tua positività, la solitudine è l'unica compagna che poi ritorna anche quando se ne va. Si addensano le nuvole sul cuore, mentre fai finta di essere quello che non sei, che resta di una vecchia tradizione, che per amore in fondo non si muore mai, che per amore in fondo non si muore mai. Senti Stefano, che cosa stai combinando? Perché noi siamo qui dalle parti, io sono qui a Balcanneto, che cosa c'è qui a Balcanneto? Allora, qui di fronte a noi c'è il Village, che è un centro sportivo molto bello, molto rinomato in zona, e nell'attico del Village io ho il privilegio di avere uno spazio molto bello che si affaccia appunto su questo bosco. Mi spiace che gli amici da casa ovviamente sì, qui abbiamo un bosco, esatto, davanti, infatti, un po' di caffè. Loro ci hanno rimesso, noi il bosco, loro a noi, perché, vabbè, ognuno si merita quello.
No, sopra in terrazzo stiamo facendo da ieri delle bellissime lezioni di musica, perché io qui dirigo una piccola scuola con diversi ragazzi che fanno vari strumenti. Ieri abbiamo fatto pianoforte, in questo momento stanno facendo chitarra, quindi per essere ligi alle regole, a comunque osservare tutte le decisioni che ci sono state su questo benedetto maledetto Covid, noi siamo lì all'aria aperta, quindi i ragazzini finalmente hanno spento questa scatola, questo computer che non se ne può più, Morelli hanno gli occhi da buttare, non per colpa loro sicuramente stavolta, e quindi noi abbiamo ripreso a fare lezione. Onestamente Sandro, non immaginavo, l'abbiamo fatto per quasi per piacere, per dovere, ma invece c'è stato un grosso, una grossa partecipazione. Ma guarda, io in questo giro che sto facendo con questi, insomma, tutti i miei amici più cari, grandi colleghi, insomma, appunto Scapicchio Tour by Car, sto avendo una grande soddisfazione, sto dimostrando che quasi tutti questi miei amici, questi grandi artisti che ho il piacere di frequentare sia in amicizia che per lavoro, insomma, come vedete, hanno tutti quanti anche una seconda attività didattica che, guardate, ve lo garantisco io, non è nemmeno una questione di guadagno, ma è veramente l'amore per quello che è l'insegnamento, perché chiunque di noi sa che cosa significa suonare uno strumento. Io personalmente ti dicevo, insomma, nei giorni che ci siamo sentiti durante il Covid, che praticamente la chitarra, la musica, il cantare mi ha aiutato in una maniera al di là del lavoro che faccio, ma proprio mi ha aiutato a far passare il tempo, a pensare e tutto qua. E quindi, insomma, è importante questo. Credo che su quello siamo tutti d'accordo, su una delle poche cose sulla quale siamo tutti d'accordo. Sì, beh, credo che avere la fortuna di saper suonare uno strumento, poi adesso non vuole essere una sviolinata, ma veramente Stefano è uno dei più grandi rappresentanti contemporanei di questo strumento, perché io dico sempre che la suona in maniera moderna. Chi mi conosce sa che grazie anche a Stefano, con il quale collaboriamo spesso, è da tempo che portiamo avanti il discorso della canzone romana fatta in un'altra maniera. E a proposito per questo, proprio ti do il là per una cosa che vorrei che tu mi accompagnassi, che spesso abbiamo fatto degli spettacoli proprio dedicati al fare la canzone romana in un'altra maniera. Mi permetto, Sandro, di aggiungere, in questa maniera io l'ho imparata da te, però hai fatto tendenza, non so se hai fatto caso. Vabbè, non ma c'è voglio, chi si appropria, però sta robetta qui ci sta, qualche video ci sarà, e io c'avevo un sacco di capelli pure scuri, sono datati, quindi qualcuno infatti qualche volta, senza fare nomi, qualcuno dice: ammazza, però è bello quando fai questa cosa, la fai come? Esatto. Ma io la facevo già da tanto veramente tempo. Tanto veramente, ma sarei inventata io questa cosa, sì. Però ecco, insomma, questa è una cosa che... meno amara, me so comprato una chitarra, e quando il sole scende e muore, me sente il cuore cantatore. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e quando il sole scende e sento il cuore cantatore. Tanto per cantare, perché mi sento un friccico nel cuore. Tanto per cantare, perché nel petto me ce nasce il fiore. Che sospirava le canzoni mie e mi rincoglioniva le bugie. Canzoni belle e appassionate, che Roma mia mi ricordate, cantate solo per rispetto.
con una smania dentro al petto. La voce è poca ma intonata, non serve a fare una serenata, ma solamente a far maniera. Da rifamme in sogno a prima sera. Dove cada? Perché mi sento friccico nel cuore. Tanto che sogna, perché nel petto mi ce naschi il fiore. Ah, fiore dell'illa che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rincoglioni va del bugie. Grazie per questo incontro. Grazie a te, Sandrino. Stefano Indino, un grande della fisarmonica, un amico, un artista e una persona con la quale è bellissimo stare sul palco. Sandro Scapicchio, è bello stare pure in macchina con te, Sandrino.